E siamo tornati! Siamo tornati! Siamo tornati? Forse? Siamo tornati. Allora, aspettate che sistemo l'altro e ritorno. Rieccoci. Ci risiamo. Dicevo, avevo trovato delle tecniche per combattere gli scheletri. Eccolo. Ah no, la deve per forza utilizzare il mio personaggio? Ah, lo fa su tutti. Ma guarda che è da ieri sera che mi sta dando un po' di problemi, Cesare. Infatti, li sto tempestando di telefonate. Sto veramente tempestando di telefonate. Però è strano perché la connessione non è andata giù, è andato solo giù lo stream, quindi non lo so effettivamente da cosa è dipeso. E qua però siamo tornati nella prima parte. Qui c'era l'altra leva, giusto? Anche. Oh mio Dio. Ma sto sull'altro lato? No, questa è la prima leva. Però qua è aperto. Perché qua è aperto? Ma qua ci siamo stati però. Qua ci siamo stati. Ok. Ciao, Abuzon, buonasera, ben arrivato. Allora. Che strano. Devo arrivare fino in fondo, Cesare, ma mi sono messo a esplorare i passaggi laterali. Cioè, già c'era arrivato prima fino in fondo. Però poi mi sono messo a esplorare per fare un po' di oggetti, esperienza e via dicendo. Tu lo sai quanto mi piace esplorare. Oh!
Qua sotto. Questa è un'altra porta chiusa. Niente. Adesso possiamo tornare giù. Come va, Buzzon? Tutto bene? Allora, noi siamo andati in una di queste. Portano la stessa parte, no? Qui c'è del minerale da raccogliere, però, che non avevo visto prima. Questa era la stessa zona dove siamo stati prima, abbiamo combattuto, sì. Beh, buone. No. Però. Qua non ci siamo stati. La gabbia cerimoniale. Però diciamo che potrebbe andare molto peggio. E quindi, insomma, dai. Alla fine. Va bene. Si è aperta da sola? Ok. Dove? Ok. Questa porta non si apre? Ah, c'era la leva là dentro. Ma certo, Buzzon, ci proverò. E tesoro. Mantello dell'avventuriero. Cappa di scaglie. E oggettoni. Allora, vediamo un po'. La cappa di scaglie. A me praticamente non serve. Se la può portare. Ma anche no. Mantello dell'avventuriero. E che ci dà di più? L'altro mantello chi l'ha preso? Ah no, era la cappa di scaglie. Allora, un mantello dell'avventuriero, mettiamolo a Blooders. Vabbè, insomma, alla fine non abbiamo trovato niente. Speravo di trovare più oggetti, ragazzi. Non ci ha detto tanto bene. Però dai, ci dirà meglio la prossima volta. Abbiamo esplorato tutto. Possiamo andare tranquillamente avanti. Ah, non succede nient'altro? Ah. E adesso, ragazzi, si scappa e basta.
Perché no, non lo possiamo affrontare. Questi tentacoli sono praticamente infiniti. Scappa! Scappa! Tolgono anche tantissimo, oltretutto. Stiamo scappando lentamente, però tanto la strada l'abbiamo pulita. No, Eileen! Povera Eileen. No! Anche Bluders. No! Forse ce la facciamo ad uscire prima che muoiano definitivamente. E... dai, dai, che ce la facciamo. Dannazione, ma quanto stava lontano. Ah. Speriamo di avercela fatta. Così le salviamo tutte e due. Ah. Salvate. Uff. Ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Qualcosa di nuovo? Ah, c'è un altro orizzonte. Queste le facciamo dopo. Sono delle quest dove bisogna girare per il mondo a raccogliere dei medaglioni. Una luce nelle più profonde profondità, dici? Truth, even we pawns know precious little of the Everfall. I can say with utmost certainty, though, the light you speak of is newly come. We cannot know if this small aberration will give rise to great calamity hence, but the chance enough is called to take action. We shall redouble our efforts here and keep vigilant for further signs of change. Loro di che livello erano? 16? Mi sa di sì. Mi sa che è il momento di congedarle. E trovarci delle nuove pedine. Sono state molto utili tutte e due. Che gli regaliamo? Della pacca, no, carne di bestia. Next time I'll work harder still. May our paths cross again. E Eileen. Is everything in order, master? E Eileen, che gli diamo? Un fagiolo ammuffito. Poverina. Ok. This pond stands proud of what we've accomplished. May our paths cross again.
Allora, vediamo un po' che ci possiamo prendere. Harmony. Che cosa ha? Colpo a bomba, taglio ampio, fendente roteante, donato lo scudo, da un pulino, Decurion. Prendiamo Harmony. E poi Preia, miasma fatale, dono del fuoco, apatia. Piacere ferrare. Però no, mi servirebbe un curatore. Mi servirebbe un curatore. Braciere ferà, sollievo. Dono sacro, dono del tuono. Però c'è solo sollievo. Aura guaritrice, sollievo, dono del fuoco, braciere ferale, glacem, folgore mortale. Questa non è male. Prendiamo questo. Pren. Vediamo un po'. Che altro c'è? Ghiacciata sulli. Dono scuro, dono sacro, dono del tuono. Questo. Neila. Quello è molto comodo. È completamente di supporto. Sarà questa qua. Bassa, bassa, bassa. No, questa è Fren. Neila. È questa? Yes, Arisen. I am honored to travel. Uff. So this is the pawn guild. Business with the guild, sir? No, non adesso. Ah, Barnaby. Ah, ma grazie. A word, sir. Ciao, Sir Duncan! Ben arrivato! Are you the Arisen? I bring a message from the Duke himself. His grace has judged your feat in slaying the Hydra, most laudable. Eh? To honor your noble works, you are hereby welcome to the worm. Tu non ammazza draghi, donna nana! Now accept orders from Sir Maximilian, Captain. Bring this writ to Sir Maximilian outside the castle gates. He will instruct you further. The document confers the status of hunter upon you. Carry it on your person, always. E corri via. In questa città corrono tutti. Abbiamo da fare un bel po' di quest prima, però, ragazzi, di continuare. Ce le dobbiamo togliere un po'. Allora, se ricordo bene, il cristallo che abbiamo di attrezzi? Sì. Non l'ho lasciato. Ah, ora è impossibile utilizzarlo. Mi sembra che bisognava lasciarlo da una parte, all'interno di un villaggio, fuori forse, e uno si poteva riteletrasportare là? Se ricordo bene. Quest. Some time. Trust you've been well? But come, if it was idle twittering you'd wanted, you'd have sought a prettier bird than this or crow. Crows dai. Tidings, most oft grim. Me, I bring you work. Still grim, I'm afraid.
Well, salvation again, naturally. Ah, ok. Now, man inside the castle. Aha. If that be true, he'll have need to leave the castle eventually to meet with the others. All I ask is that you keep watch. If you see someone leaving the castle, shadow them. I only have need of your eyes. Follow them and see what business has them out. I'll do the rest. Skulking about is more my line than yours, I know. But pray, lay your chivalry aside this once. I do it myself. Che cavalleria. Noi picchiamo tutti. Nothing for it, I fear. Tell your findings to the innkeep. We have an arrangement. Arrangement. Tread carefully, friend. And quietly, what's more. Missione esplorativa. Richiesta di scorta. Richiesta di scorta. Queste le prendiamo dopo, perché mi sa che appena le prendiamo iniziano. Allora, vediamo un po'. Quanti punti? 4005. Che aveva di... smontamento. Questa non so se prendergliela. Volevo prendere i caprioli in avanti. Queste non so neanche se restano quando si cambia classe. Le abilità non restano, però non mi ricordo se... Forse no, perché è una capacità di classe. Ferocia non è male. Allora. Pendente scintilla. Sì. Lama della scala. E prendiamo. Questo può stordire. Colpo ascendente. Pendente in schivata. Pendente in schivata, però. Alla fine male non è. Allora, vediamo un po'. Allora, il fendente scintilla. Ciao Giulio! Buonasera, ben arrivato! Vediamo un po'. Col triangolo? No, mettiamolo col cerchio. Col triangolo facciamo a fondo selvaggio. Qui abbiamo preso qualcosa di nuovo, no? A lei gli facciamo cambiare classe. Cacciatore. Come va, Giulio? Tutto bene? Che equipaggiamento gli dobbiamo cambiare? Ah, cavolo, non abbiamo doppi pugnali. Ah, peccato. Per fortuna che... 147, 100... Allora. Ok. No, mettiamo questi. E... Aumenta la resistenza, però. Raffreddato. Allora, depositiamo un po' di robaccia. Del tipo.
Fiasca esplosiva. Queste no, mi servono. Materiali, depositiamo tutto. Questo non ci serve. Pergamena antica non ci serve. La zappa no, non ci serve. Quello lo vendiamo, questi li vendiamo, questi li vendiamo. Materiali, si deposita tutto. Grande Giulio. Grandissimo. Andiamo dai mercanti e compriamo delle armi per la povera Blooders. Allora, stiletti 211. Solo gli stiletti? Poi. Cappello, cappuccio, elmo, giubba. Non è male. Ciao Giulio, grazie di essere passato. La cotta. Perché uno è indumento e l'altra è armatura, ok. 232, 234, 232. Gli stivali di ferro, pellicce. 240-235 K per le spalle. Non c'è niente. Allora, stiletti, stiletti untuosi. Ok. No. E basta, il resto adesso lo vendiamo. Quindi, qua che abbiamo da vendere? Rota, no, carne rancida. Attrezzi nulla, licenza Master Draghi ci serve, cappa di scaglie via. Mantello dell'avventuriero via, skinieri di pelliccia via. Paragomiti via. Ah, ne abbiamo due di skinieri. Tunica, via. Stiletti untuosi, via. Arco corto, via. E freccia del sonno. Ok, ci siamo. Riposiamoci, aspettiamo la mattina, ci facciamo un giretto. Have your pick. What will it be today? Understood. E siamo pronti. Credo. Possiamo fare intanto queste due quest di scorta che stanno qua. Allora, diamo gli oggetti, le frecce. Magari le usa. Ok. Le abilità gliele avevamo messe? Eh sì, le altre. Allora,
Iniziamo con la Forte dell'Ombra. Ci dà un targe lucente. Birra speziata. Andiamo alla Fonte della Giovinezza. Dov'è? Ah, eccoti. Ah, 45 conigli, sorelle, branco, inseguire le ombre. Eccola qua. Che cosa? Ah, ok, no, questo non ci interessa. Ah, a proposito, non è che vendono degli spadoni nuovi? No. C'è il martello che fa più danno. Però vogliamo andare in giro col martello invece che lo spadone? Nah. Restiamo con lo spadone per un po'. Andiamo alla Fonte della Giovinezza. Magari c'è utile. Potrebbe essere utile sapere dove si trova. Allora, dove dobbiamo passare? Ponte della Giovinezza. Ma col martello schiacci meglio, anche tu hai ragione. Dobbiamo andare a nord, ragazzi. Allassù. Però con la spada tagliamo forte. Facciamo zac zac con la spada. Vedo un brigante là sopra. Appostato, pronto a farci male. Ok. Monsters can strike day or night, even in the shadow of Grand Sauron's walls. Eh sì, è vero. RPE. Eccoci! RPE! Su, forza! Lindy. Dove sono finiti? No! Mi ha preso! Lasciami andare! No, no, non la prenderò mai io l'arpia. E che l'hanno ferita? Sì. Per fortuna che abbiamo preso questa che è proprio curatore e supporto come pedina. Chissà se riusciamo a tagliare proprio di qua.
Sembra di sì. Io direi di seguire la strada. Neila se la prende proprio con calma comunque. Se la prende veramente con calma. Non ricordo. Allora, qua ci sono dei lupi e delle arpie dell'inverno più avanti. Lenti. Sada! Ok. Dove? Ma Gran Soren? No. Forse è quell'accampamento là, ma mi sa che è un accampamento di briganti. Goblin! Goblin e cinghiali! Oh no! Poverino, aveva lanciato una fiasca esplosiva verso un passante. Il goblin cattivo. Ha trovato una mela. Arrivo. Lo mancate. Mancata. Aiuto! No, dai! Cavolo! Portata di spada chi vede a portata di spada? E ne manca solo una, no? Cavolo. Fastidiose. Veramente, veramente fastidiose, ragazzi. Dovrebbe mancare tantissimo, mi sa. Questo è il forte di confine con l'altra nazione, se ricordo bene. Cioè, l'ultimo forte a difesa della frontiera. Dovrebbe stare un po' più avanti. Lupi? Dove...
Cavolo. Ma ne sono arrivati altri? Vieni qua. Dannazione. No! Ok. Dannatissimi lupi. Che arma preferisci, Scherbero? È molto lento contro questi nemici agili, ma contro i nemici grandi è veramente utilissimo. Mi piacciono le armi veloci. Ma armi corpo a corpo o armi a distanza? Ciao Rafbir, buonasera, ben arrivato. Come va? Tutto bene? Altri lupi? Dannati lupi. Qui torniamo a esplorare più tardi. Oh. Ah, l'hai preso dei Harmony. Possiamo salvare? O in missione non ci fa salvare? Ah no, ci fa salvare. È verissimo. Specialmente se hai tempo di caricare l'attacco. Bene, bene, sono contento, Raf. Ok. Oh oh, ciclope. Lupi, arpie e ciclope. Io lo amo questo gioco, Raf. Quando è uscito, ogni istante libero che avevo giocavo a questo gioco. L'ho amato proprio dal primo istante. È stato amore a prima vista. E poi l'avevo preso giusto perché volevo giocare a un gioco fantasy. Invece, cavolo, che giocone. Oh cavolo. Quanto tempo hai per fare la speedrun? Wow.
Ok. Risalviamo e speriamo che non ci uccida la povera Selene. Oh cavolo. No. Attenzione. No, Selene, togliti da là sotto. Au. Allora, dovrei avere... Ok. No, reggi di mal. Ok. Ho finito la stamina, no? Ho qualcosa che mi fa recuperare la stamina? Grosso fungo succulento? Ok. No, ho sbagliato tasto! No, mal! Era arrivato fino là sopra solo per sbagliare tasto. Dai che è morto! Come sta? Ah no, sta bene. Che schifo che si scioglie. Volevo vedere se lasciava qualcosa. No. Perché quello che ci doveva dare già ce l'ha dato. Quindi noi dobbiamo andare su. Ah, aspettate, fatemi salvare. Perché mi sa che... Non lo so se riusciamo ad arrivarci... Prima della notte, non credo.
Rubagli la clava. E chi la alza quella? Schermero. Hai visto quanto è grossa? Ah, qua ci stavano i disegni sul terreno. Fantastica questa zona. Con la ca caverna dell'eremita che la sapeva lunga. Finisco prima la quest della scorta, Raff, poi me ne vado un po' in giro nella zona. E le quest della scorta sono sempre un po' le più rognose. Dove? Cavolo. E spunta fuori l'impossibile, Scherbero. Dai non morti a altre cose brutte. Diciamo che i non morti sono la cosa più simpatica che potrebbe capitarti. Tutto il resto son cose veramente brutte. Ma non c'era una strada? Mi sa che non dovevamo passare di qua, cavolo. Dovevamo continuare per la strada di sotto. Mannazione. Perché faceva il giro di lato, mi sa. Là sotto. The grade is steep, master. Mind you don't slip. Dove? Dai, Selene, c'era. Sta zigzagando. Selene? Ce la può fare, ok. Sta diventando notte, cavolo. Mi sa che c'era anche una chi. Oh. Dicevo, mi sa che c'era anche una chimera da affrontare qua più avanti. Cavolo. No. Ceppi. Ce n'è un altro? Uff. Fantastico.
Vai, vai, prendi tutti i ceppi. E in fondo dopo il laghetto. Allora ricordavo bene che c'era una chimera. No, quello è esplosivo. Altri banditi? Ah, non gli tolgo niente con la sferzata indomita. Però c'erano dei lupi prima del laghetto, mi sa. Devi. Ah, sì, curala. Brava, brava. Brava, brava. La torre. Torre? Ricordo che c'era la prigione qua, ma non ricordo fosse una torre. La strada si spiega qui. Dobbiamo essere doppiamente sicuri di chi ci vedrà alla nostra destinazione. Cos'è questo? Forse era la torre della prigione. Lupi. Lupi invernali. Asala! Fischio. Ah, t'ho preso. No, Harmony! Non riesco a passare! Harmony! Salvate Harmony! Dov'è Harmony? Dai! Stava incastrata sull'albero. Un altro po' ci giocavamo Selene. Ah, cavolo, ce n'è ancora un altro. Mi sa che hai ragione, Scherbero. Mi sa che hai pienamente ragione. La vedo. Inizio a vederla ad ora. Però non dovrebbe mancare tanto. Cioè, ci possiamo fare il giro di notte, poi se vediamo le brutte, ragazzi, possiamo sempre teletrasportarci, tanto una pietra ce l'abbiamo. E che si vede anche pochissimo di notte. Ah, dovrebbe star qua il laghetto. Qua non c'erano i non morti? Qua non comparivano non morti a raffica. Altri lupi, dannazione. Cavolo. Grande!
Liscio. No, l'ho mancati. Eh sì, sta arrivando la notte, ragazzi. È quasi arrivata. Che fa l'amuleto del veterano? Ah, abbiamo trovato anche... un maglio untuoso. Chi l'ha preso là? L'amuleto del veterano. Ah, mi sa che non sta tra l'equipaggiamento. Sa che è un attrezzo. Raddoppia temporaneamente l'esperienza acquisita dai nemici. Che non è affatto male. Però ce lo teniamo per altre zone. Eccolo! Figurati. Mi sembra che rigenerava tutti i punti ferita a stare dentro al laghetto. Ah. Prendi. Ah, giusto. Possiamo raccogliere l'acqua di fonte. Giusto, mi ricordo che venivo qua a riempire le fiaschette. No, ho sbagliato. Fiasca d'acqua. Fiasca d'olio. Si poteva... No, non si poteva svuotare, purtroppo. Ok, niente ragazzi, ci tocca andare in giro di notte. Cioè, di sicuro faremo un bel po' di esperienza, però... Preparatevi a cose brutte. Allora, qua sotto mi sa che stava tipo la chimera. Se ricordo bene. Qua di notte dovevano uscire fuori i non morti. Ah, per chi è? No, cavolo, non ho visto. Io gliela lascerei. Direi di sì. Allora, mi sa che le erbe da consegnare le abbiamo tutte. Ce ne mancherebbe una particolare, però non ricordo dove si trova. Lì c'è il... Quella era, mi sembra, la prigione. Vogliamo andare a vedere se riusciamo ad affrontare... Ah no, bisogna scendere là sotto. Ah. Tanto là ci dobbiamo tornare.
Loro già non hanno accese le lanterne, sì. Prendiamole anche noi. Molti si dimenticano di dare la lanterna alla propria pedina. Infatti no, non ce l'hanno le pedine degli altri. Tra poco inizieranno le cose veramente brutte. Eh già. O stava qua dietro. Allora, ricordo che c'era un angolo. Però. Beh, la mia memoria. È veramente pessima. Ah no, forse non stava qua. Stava dopo il santuario. Cioè, non il santuario, il monastero. C'è un monastero vicino a Gran Soren. E mi sa che dopo il monastero c'era sempre un incontro con. Con un'idra. Lo dice a me, Scherbero. A me fa lo stesso effetto, non ti credere. Cavolo se sono resistenti, ragazzi. Sono molto resistenti. Oh no, proteggete. Sto io davanti a te. No, l'ho mancato. Aia. Dov'è finito? Altri! Oh, dannazione! Aiuto! Ho preso uno! No, è un cadavere! Ma dai, avevo preso un cadavere! Ne ho bloccato uno! Guardate, non si muove! Ma Arisen già è morto! No, no! Lo sto tenendo, picchiatelo! L'ho fatto. Quello l'ho fatto esplodere. Ma dai! Come ho fatto a mancarlo? Ok. Li prendo apposta per questo, Scherbero. I maghi sono veramente, veramente potenti su questo gioco. Ma veramente potenti. E poi fanno degli incantesimi ad aria spettacolare. È molto divertente giocare con un mago. Però devi sempre sperare di trovare delle pedine buone, perché sennò ti ciancicano proprio. Apri gli occhi!
Dannati lupi. Sai che non lo so se si può cambiare qua. Però ci ho sempre giocato in inglese. No? Devo ammettere che non mi ha mai dato fastidio. No, se giochi offline trovi quelle del... Oh, non morti. Trovi quelle generate casualmente dal gioco. Però, cioè, secondo me quella è una delle parti più carine del gioco. Il fatto di reclutare le pedine degli altri giocatori è una delle parti che trovo più carine del gioco. Cavolo, se sono resistenti, ragazzi. È più intelligente di un normale lupo, ma è anche più resistente di un normale lupo. Non l'ho mai prese, Scherbero. Cioè, solo quella che ti dà proprio all'inizio, Rock. Però non si comporta male. Dai, che ne ho preso uno vivo questa volta. Dov'è finito? Ok. Io ho trovato certe pedine fatte benissimo. E fatte veramente, veramente bene. E altre veramente folli, ragazzi. Alcune sono veramente, veramente folli. Mi ricordo certe... erano al limite dell'impossibile. Cavolo, non mo... No, non è solo un non morto. Ancora! Ma quanti cavolo... No! Cioè... Troppi! Troppi lupi. Ma dai, davvero, Raph? No, fantastico. Fantastico. Come l'aveva chiamata? Sylvester. No, altri lupi. Thank you.
No, non so se mi fa più piacere affrontare i lupi o i non morti. Forse i non morti, perché dei lupi mi sa che no, non ho più la quest. È ancora vivo! Dobbiamo andare a spendere questi i punti della faglia, ragazzi, per prenderci gli altri capelli e gli altri colori. No! No, non morto, da dove è saltato fuori? Wow. No, altri non morti lassù. Non ci stiamo, non stiamo facendo neanche un metro, ragazzi. Continueremo a combattere fino al mattino. Beh, almeno le pedine di questi giocatori torneranno con tantissime informazioni su come sconfiggere i lupi. Via, via. No. Ah, quello mi sa che ne ho trovati anch'io. Alcuni raff, lo sai? No, dannazione! Prendete quello che è morto! Si sta facendo giorno intanto, ragazzi. Sì, è vero. Ragazzi, abbiamo combattuto tutta la notte. Abbiamo fatto pochissima. Wow! Allora, riponi e poi aggiungiamo dell'olio perché la lanterna è vuota. No, cavolo, sono troppo pesante. Abbiamo un bel po' di materiali da. Io sono sempre medio. Cavolo, che cos'è che porto che pesa così tanto? Antico blasone non pesa niente. Mi sa che ho tantissimi rimedi, vero?
Ma neanche troppi. Lo 0,18. Cavolo, anche... Niente, dopo. Ah, andiamo così fino a Grand Soren, ragazzi, poi lasceremo un po' d'oggetti. Uff. Qua dentro ci dobbiamo andare dopo, perché per adesso non mi sembra che ci siano delle quest o delle cose da fare o da vedere. Vediamo un po', facciamoci un giro, magari troviamo qualche... Ah, me la ricordo questa musica. Ah, cavolo, come facciamo? Ce la davano la chiave, mi sa. No, non la trovavamo in giro, ce la dava qualcuno, vero? Se ricordo bene. Andiamo qua dentro? Certi posti poi, ragazzi, sono giganteschi. È vero che non sempre c'è qualcosa all'interno, però sono belli da esplorare. Tis weary work standing guard in hostile lands. Morale can falter. Oh! Sono carini poi i commenti delle pedine, dai, che vista, eh! Te la dà una guardia dopo una missione di scorta. Vedo che anche tu, Raff, no, non ci hai giocato per niente a questo gioco. Coltello esotico. Un corno da guerra. Ne dobbiamo trovare 50, mi sembra. Ok, mi sa sì, 50. Avevamo una missione dove dovevamo trovare ben 50. Ok, possiamo andare via da qua, ragazzi. No, da qua facciamo splat. C'era un mercante qua. Grand Soren Guards, so far from the capital. Ok. Ah! Quello ci è rimasto un po' male. Ah! Allora, vediamo un po', dovremmo fare l'altra missione di scorta. E diciamo... Quelli che vedete in giro sono sempre pedine di altri... Queste sono sempre pedine di altri giocatori. Infatti si possono anche reclutare strada facendo se uno vuole. Sì, no, conviene andare a fare l'altra quest di scorta. Almeno ce le togliamo, che diciamo che sono quelle che trovo un po' più fastidiose. Oddio, no, ci sono delle quest ancora più fastidiose, tipo quella della bambina.
quella è veramente. Se ci ripenso, vengo con i brividi. Quello che ha lanciato quel goblin. Ok. Avranno aperto la porta sul retro? Perché c'era lo scontro con. No, forse l'aprono dopo la cuocatrice. Il cancello secondario del castello. Orlando, grazie per il follow! Gentilissimo! Forse dopo la cuocatrice. Allora, ricordo che serviva per avere l'idolo d'oro. Se ricordo bene. No, l'idolo lo ricordo. Però mi sa che l'ultima volta. Cioè, perché c'era la quest con il padre della ragazzina. E mi sa che io l'avevo fatto incriminare. Il padre della ragazzina. Perché avevo trovato dei documenti. Però mi ricordo relativamente. Non mi ricordo tantissimo. Vi ricordo che c'era una quest di mandar via dei rifugiati che coinvolgeva il padre. Però è quello un po' sovrappeso. Ah no, possiamo entrare da qua adesso. Ehi, Shatavash! Bentornato! Perché alcune quest. No, allora. Mi ricordo i posti. Alcuni posti. Mi ricordo alcune quest, ma non completamente. Ho dei vuoti. Tipo, io qua ricordavo che da qualche parte c'era una quest qua dentro. Una di queste case. Ah, qua. Merciful Maker. Please. Please. Sir, I know it is not a matter fit to thrust upon a passing stranger, but please, I ask only that you listen a while. Just a short while. Ma certo, tranquillo. Ma figurati. This child is. It is my son. Was my son. His heart stopped not a few hours past. Oh. Always weak, his sweetheart, since he was but a babe. I had long known he would not live long. But to see it, to watch him slip from my grasp, I am left with naught but rage at my impotence. Fain to try any means that I might to bring him back, I looked to magic, even curses. No, non si fa le maledizioni. Anything to bring him back to me. I know it for madness, but still I. Here. Pray, accept these, sir. Che mi dà? The first of those stones I bought from a merchant my son and I passed in our travels. He spoke of a powerful magic within it. Gather rocks such as this together, he said, and even the dead shall wake. Not that I am one to blindly believe in such tales, mind. Yet still, I thought there no harm in trying. And so I searched,
But by the time I found a second, the whole pursuit rang hollow. Tis a vain hope to seek immortality in such trinkets, I know. I felt a fool for having ever believed it. No, vabbè, perché stanno i mostri in giro, c'è una magia. Dai, dai, lo troveremo. Non disperare. Ma... Mi piace l'equipaggiamento di questa pedina al mio fianco. Che ne pensate? Allora, direi, andiamo a posare un po' di oggetti, ragazzi, che siamo veramente troppo carichi. Ah, perché è rosso? Playing the shadow is more keep watch or sim don't you. Come si chiamava il gatto nero? Il gatto maledetto? Gatto nero, gatto maledetto. Allora, vediamo un po'. Il latte ce lo teniamo. Funghi posiamo. Fungo posiamo. Beneficio lo posiamo. No, queste ce le teniamo. Noci grandi, via. La trota variata. Olio di quercia, gatto nero, birra speziata perfetta, acqua di fonte ce la teniamo da parte, la mela ce la portiamo, allora attrezzi, amuleto del veterano lo posiamo, anzi no, portiamocelo dietro l'amuleto del veterano. Perché dopo lo recupero. Allora, intanto questo. Questi 50 ne dobbiamo trovare. Due schegge di cuore di drago. Quella la vendiamo. Quella la vendiamo. Materiali tutti via. Materiali tutti via. E materiali tutti via. Adesso ce l'andiamo a cercare il gatto nero. Ah no, cavolo, ho sbagliato. Allora, vediamo un po' che abilità. Ferocia. Prendiamola, va. Caduta controllata, perché no? Allora, abbiamo affondo indomito. 2008 però. Pendente familla. Gesto d'ammenda. Urlo di... arco della potenza era esagerata. Allora facciamo così. Prendiamo prima pendente favilla. Quello non lo so se... E affondo indomito. Questo è comodo. Allora, colpo da 7. Freccia mortale. Colpo del meteorite. Allora, colpo del meteorite è molto comodo. Freccia mortale.
freccia in sei tempi. Sette frecce in rapida. Prendiamo freccia in sei tempi. Turbine in dieci tempi. Blocca piedi. Allora, radiosità. Longevità di sicuro. Radiosità, bah. Prendiamo scocco rapido. Piromani che cosa faceva? Alla fine non è male. Allora. Turbine in 10 tempi e colpo del meteorite. E qui abbiamo longevità. Ah, a me già me l'ha cambiati tutti, perfetto. Qua non abbiamo preso nient'altro, vero? Ah no, abbiamo preso ferocia. What will it be today? Have your pick. What will it be today? Understood. Uma Thurman. Missione sconosciuta per 4. Da 333. Si poteva fermare un attimo a votare. Lo so che ce l'hai messa tutta. Però quando congedano fanno XXXX e... Purtroppo. Scorta e scorta. Barnaby alla spiaggia di sangue. A forte dell'ombra. Allora. Dobbiamo vendere un paio di oggetti. E poi andiamo a vedere se riusciamo... a comprare tipo il sasso. Vendo la licenza di ammazza draghi. Il maglio untuoso. L'abito dell'esitazione. Che cosa faceva? Ma però no, non mi dispiace. No. Qui ha solo... vabbè, giusto i teschi. Ceppi, spadone arrugginito, via. Tu hai qualcos'altro? Ok. Allora, vediamo se ricordo dove sta il... il negozio del falsario. Stava in un vicoletto. Wow. Ricordo che stava in un vicoletto, però non ricordo dove. Perché qua mi sa che c'è il negozio di Madeleine. Cioè, quando lo apre. L'abbiamo trovato. Ah... cavolo, ci sono passato davanti. Dove sta l'ingresso? Eccolo. The Duke. Now why would I place my trust in such as him? Even the daftest of dragons will ill fall before a human.
So either the good Edmund is a fake, not that I can cast stones there, else he's no human. Either way, I'm not eager to give the duchy over to him. If he's the sort of demon fit to slay a dragon, what's to stop him from demanding human sacrifices? Nothing, that's what. I'm sure you'll find all you need. Allora, vediamo un po'. Vende anche una pietra del trasporto. Allora, io una pietra del trasporto. Ah, le vende sono infinite. Allora, non fa niente. Penso a tiramostri, zappa, falce, martello, cazzuola, scopa, la chiave dello scheletro. Scheggia di cuore di drago ne ha due. Ne vende solo una per 30.000. Allora, la chiave dello scheletro, cioè, ce la prendiamo. Wow, i soldi, ragazzi. Cioè, alla fine uno fa veramente una montagna di soldi, però all'inizio... Ci sono due schegge di cuore di drago, il discorso è che vuole veramente un bel po'. Ah no, una sola. Vabbè, dai, prendiamola. I'm sure you'll find all you need anytime. Allora. Erano tre? Non erano 10? Hai ragione, erano 3, Raf, grazie. Andiamo subito a finire la quest del bambino. Corri, Mal, corri! Per Gran Soren. Stone, you've gathered enough. Perhaps with those, my son. But I fear I've not the strength to conjure their effect. Allora, abbandoniamo queste pedine, ragazzi, perché sono un po' basse adesso di livello. Secondo me stava meglio dove era prima, Raph. Allora, che ti dono? Vediamo un po'. Vuoi della carne rancida? No, prenditi una normalissima mela, dai. L'aspetto è carino, non è eccellente. In battaglia è stato molto utile. E... Beh, prendi anche tu una mela. Allora, l'aspetto... Però, battaglia e utilità, spettacolare. Ha dato un contributo decisivo. Ma figurati. Allora, qui che abbiamo? Pip. Dono del ghiaccio, dono sacro, dono del tuono. Però non ha cure.
sollievo, dono sacro, dono del fuoco, ghiacciata vampata. Wow! Bracere ferare, aura guaritrice, folgore mortale, sollievo affinità di fuoco, affinità sacro. Prendiamo questa Nevan. E vediamo se troviamo un guerriero. Qua guerrieri, c'è Momo. Colpo bomba, drita spiro, defendente rotante, centurion, colpo devastante. Prendiamo questa Momo. Ok. Qua non c'è niente di nuovo? No. Potremmo fare quelle altre due quest di scorta. A te piaceva il nano mago, ma non ha cure. Non aveva cure, cioè ne aveva una sola. E per come ho messo il gruppo per adesso, è un po' rischioso. Allora, facciamola quella di Mercedes. Ciao Cesare, buonanotte, grazie di essere passato. Dov'è Mercedes? How do you fare? Va incastrata qua dietro. Ah, eccola. Però era fatto benissimo, è vero. È vero, l'avrei dovuto prendere solo per votarlo, ma gli tornava senza nulla. Allora, scusa, dove dobbiamo portarla? Al Forte dell'Ombra. Ma il Forte dell'Ombra era quello a nord dove siamo stati prima, no? Quindi no, non conviene uscire da dietro. Mi sa che era quello. Corri Mal, corri. No, no, ma io sono d'accordissimo, Raf. Cioè, te l'ho detto, secondo me è una delle cose più particolari del gioco. E mi piace tantissimo. Assolutamente no, completamente sbagliato lato. Qual è il Forte dell'Ombra? Ah, oddio, ho capito qual è. Bisogna passare nella... Ah, bisogna è quello, bisogna prendere il tunnel per passare dentro la miniera. Bisogna andare nella miniera per presa d'assedio dai goblin. E affrontare i che c'erano dentro, dei ciclopi? E uscire dall'altra parte. Poi si apriva la scorciatoia, però, se ricordo bene. C-
Ricordo che si poteva aprire una scorciatoia per andare dall'altra parte. Best we were more watchful than ever. Careful, a goblin! Vediamo un po'. Vabbè, qua facciamo un po' di sterminio di goblin. Devo cambiare la... le vocazioni della mia pedina, mi sa. Ah no, ok, sta sparando con l'arco. Ma figurati, Raff, grazie tantissimo di essere passato. Buonanotte, alla prossima. Ops. Mancato. Grande Momo. Vediamo che c'è qua dentro. Ragni. Tanti ragni. Porta monete. Ah, le avete uccisi tutti, ottimo. Ma l'abbiamo preso quel blocco di minerale? Non mi ricordo. C'era una quest associata a questo posto, però non mi ricordo dove si prendeva. Ah, è questo goblin che continuava a dire nice. Non volevo... volevo il blocco di minerale. Ok. Via dentro la miniera. Ah, mi sa che era questo che dava la quest. Hello. As you can like tell from the look of me, I'm at my wit's end. I've need to travel south through this mine, but the accursed gate won't budge. Despite the dangers, I came this way hoping to shorten my journey. Some shortcut, eh? 'Tis a fine waste of time if the gate cannot be lowered. Do you mean that? You'll see it open? To be a most welcome boon. Ma figurati. Are you so certain you can make it so? You do seem a strong enough sort, I warrant. Apriamo la porta. Nella vecchia cava. Non mi dire che anche queste pedine non hanno... Anche queste non hanno la lanterna. Cavolo, non gliela mette nessuno la lanterna, le pedine. Mi sa che devo uccidere tanti ratti, vero? Allora, aspettate, fatemi selezionare.
infatti sta qua all'interno. Funghi, fungo dell'ombra. E soldi. Ma dai, il ratto aveva una trota variata. Ma come l'ha trovata? Però volevo andare a vedere anche dall'altro lato. Magari c'è qualcosa. Ma no. E di qua. Wow. Cavolo. Dove sta quello con l'arma? Dove è finito? E ora? Grazie. Dove sta? Ti ho sentito. Poverino, è esploso. Arco lungo rinforzato? Vediamo se quello mi serve. Beh, non a me, a Blooders. Però è la mia pedina, quindi come se stesse a me. Mi sa dall'altra parte però. Qua no, non vedo nessun tipo di leva. Allora vediamo un attimo se gli serve. E lei ha? No, ha l'arco lungo rinforzato. Come non detto. Forse da qua si può fare il giro. Come? Da qua. Andazione. Au. Uccidete il pipistrello. Ok. Permesso. Leva. Qual è? Dovrebbe esserci una leva? Non morto. E chi se l'aspettava un non morto qua? Take
Cavolo, è pieno di non morti. Da dietro non c'è niente. Dannazione. Ok. Dicevo, però effettivamente non abbiamo trovato una leva per aprire. Però avevano parlato di una leva, le pedì. Ma quella leva. Però di qua dove ci porta? E altri non morti. Cavolo, se è pieno di non morti. Oh oh, no, dopo, dopo. Ah, qua è chiuso. Allora, adesso. Uff, dai, ce la possiamo fare. Dove è finito? Qua, venite qua. Venite qua. No. Ah, eccolo. Che ha fatto? No, aiuto! Mi sta portando via! Aiuto! Aiuto! Cavolo! Ah cavolo, si è chiuso a riccio. Ops. Tempismo sbagliato, vero? Dai, dai. Oh oh. No, su di me. Cavolo. Ahahahah.
Oh no! Non ti avevo visto. Non avevo visto che era andata giù. Dov'è finito? Oh, cavolo. No! Mi ha schiacciato, mi sarei dovuto curare. Ho sperato nella cura della pedina. E invece... Eccolo. Da, non ti mollo. No, cavolo. Fuori da là, fuori da là. Ok. Dannazione se resistente. Ma se gli lancio in faccia una torta della festa. Adesso ci provo. Oh cavolo. Che rapido. No, Momo! Lascia Momo! Paonazzo di rabbia. Dai dai. Ce l'abbiamo in pugno. Dove va? Au. È stato un gancio sinistro. Cavolo. Secondo gancio sinistro. Mannazione. No, l'ho preso? No, e questa volta però mi curo. Au. E uff. We've done it. Ah. Ma che ci fa un goblin? Strength in numbers arisen.
Abbiamo preso tutto quello che c'è da prendere. Ok. Facciamoci un giro. Vediamo che altro c'è da recuperare qua dentro. Ho visto che ci sono tante casse da distruggere. E caranci. Collirio però no, non è male. Il fatto è che pesano e... Oh, brava Bluder. Brava, brava. Mina. Buono il minerale d'argento. Altro? Ok. Vediamo di qua se c'è qualcosa. C'era l'altra parte che non avevamo aperto. Cavolo, che cos... Natissimo serpente. Ma... materiali? E qua dentro? Strategia orchi. Utilizziamo subito. Ottimo. Mi sa che qua dentro abbiamo esplorato tutto, sapete? Vediamo un po'. No, tranne questo lato qui. Quel lato là non l'abbiamo visto. Ma la quest che avevamo preso, questa qua. Ah, dobbiamo informare il mercante. Beh, allora facciamo così. Finiamo di esplorare. Poi riusciamo ed informiamo il mercante. E poi andiamo a finire la scorta di Mercedes. Ok. Che cos'è? Chiave della cava. Chiave della cava. Che ci apriamo con la chiave della cava? Ah, forse quella porta... Credo. Allora, andiamo intanto ad avvertire il mercante. Prima però continuiamo a... Cavolo, sono arrivato a peso medio. Vabbè. Però tanto non ci passeremo spesso qua dentro, quindi è comodo per prendere tutti i minerali. Eccolo! Bested a gate, have you? Happy news that. I'll just be on my way then. Hey, still rife with monsters, is it? Oh, that won't do at all. You've half cleared the path already, sir. Fancy finishing the job for a fella? Va bene. You'll prevail, I do. Off you go, then. Elimina i mostri dalla miniera. Dannazione.
un lavorone essere un eroe, ragazzi. E siamo tornati. Siamo tornati. Siamo tornati, forse? Siamo tornati. Allora, aspettate che sistemo l'altro e ritorno. Ok, sì, scusate, c'è il mio Carlino. Sta facendo tanti rumori strani, non so cosa sta. Questi funghi alla fine. Ah, e questo ci ributtava di sotto. Ok. Era la strada quella che avevamo visto dalla stanzetta in alto. Ragni! Oh cavolo, c'è un altro orco là sopra? Si può salvare o... No, stiamo... Cavolo, che brutto posto per combatterlo, ragazzi. Allora. E mi serve resistenza, una piccola quantità di resistenza, veramente piccola. I funghi non facevano recuperare resistenza? Grande quantità di resistenza. Oh cavolo. Grande. Cavolo, è veramente un posto piccolissimo Dai, che sta a metà. Il problema è quando si arrabbia. Quello, au, è il problema. Che fino a che non si arrabbia. No, non è un grande problema. Eccolo là. Au. Oh.
Vai, ora! Dai, che è morto! E... ok, è rimasto ancora qualche mostro. Speriamo sia un goblin. Speriamo. Intanto salviamo. Che è un bel po' che non salviamo dallo scontro col primo orco. Vediamo un po'. Che ultimo mostro dobbiamo affrontare per liberare queste miniere? Qua dice che c'è una strada chiusa? Quanto esploriamo? Sento dei goblin. Avevo sentito bene. Le ceste. Le piante. Ma bel po' di soldi. E qua dentro fonte di energia. No, non male. Non male questa zona. Abbiamo fatto bene a venire a vedere qua. Sai che c'è un altro orco. Opening this door will make travel from the south easier. Questa vaga impressione. Rombo di tuono? Cos'è il rombo di tuono? Sì, è un altro orco. Cavolo. Ok. No, ma ho lanciato. Allora, fatemi vedere un attimo. Ho lanciato Blooders, non volevo. Rombo di tuono, è un bastone da stregone. Osso d'orco. Ah! Vediamo un po'. Non è male. Però non... mi abbassa di uno la difesa magica. Attenzione se sono resistenti, ragazzi. Dai, gli facciamo comunque un bel po' di danno, però...
se non ci fossero le magie faremo molto ma molto di meno. Ah cavolo, non si è girato. Chissà che cosa è suscettibile oltre al fuoco. Ah cavolo, devo prenderlo in faccia. Non ci arrivo. Ok. Muori. Fischio. Au. Dove è finito? Oh cavolo, è viva? Ah, è viva. Ah, ce l'ha proprio con lei. Au. Vabbè, almeno però l'ho fatto cadere a terra. No, non va giù, eh. Ah no 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 no. Aiuto 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 aiuto. Uff. We managed somehow. The task is done. Dai dai. No, no. Non essere così negativa. Oddio. Oh no. Ah cavolo. Mi sa che... Come l'ultimo salvataggio fatto alla taverna alla faglia? Oh mio Dio, ho sbagliato. Mi sono sbagliato, no! Volevo tornare all'ultimo salvataggio, mi sa che ho fatto una cavolata. No! 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 Che ho fatto? Ti prego, dimmi. Dimmi che non ha salvato. Cavolo, perché non ho letto? Perché mi era morta Mercedes. E siamo tornati. Siamo tornati. Siamo tornati, siamo tornati? Forse? Siamo tornati.
Allora, aspettate che sistemo l'altro e ritorno. Vediamo che ce la fa rifare. Dannazione. Vediamo. Prendi sì. Cavolo, non ci voleva proprio, ragazzi. This passage all clear, you say? Happy news that. You are a wonder, sir. Not to worry about then. With this road open, the merchants of the capital will have an easier time bringing in goods from afar. Tis a fine thing for sellers and buyers alike having trade on the rise. I've gained quest. I feel more familiar with this quest now. Peccato perché hanno fatto un bel po' insieme a lei. Non morti. Volete affrontarli? No, no, andiamo, andiamo. Andiamo a vedere se possiamo riprendere la quest. Ignoriamo i non morti. Che peccato, ragazzi. Speriamo di sì. Altrimenti... Oh cavolo, questo è un goblin bello grosso. E... Meno così possiamo anche tutti questi oggetti. Vino insolito. Vino insolito. Io non ci avevo proprio fatto caso alla salute di Mercedes. E perché ha rotto quella cassa? Ok. Ma quanti sono? Proprio una freccia in fronte. Arrivo. Ah no. È andata di freccia. Ok, dai, siamo quasi arrivati. Allora, io direi di far così. Vediamo se ci fa prendere la quest. Speriamo di sì. E poi congediamo queste pedine. Vendiamo tutti gli oggetti. Ci riposiamo. E poi direi di continuare domani, ragazzi. Perché, oh, questi li affrontiamo però. Ridendo e scherzando, oggi mi sa che a questo gioco ci abbiamo giocato più di 10 ore. Mi sa. Grazie. Eccoci. Uff. This way leads on to the encampment. Vediamo, speriamo di sì, speriamo di sì. Different countries, cities, people. Speriamo di sì.
No, cavolo. Ah, fatemi vedere, fatemi vedere al volo una cosa. Che se no domani dobbiamo continuare dal... Cavolo. No. Vediamo un po'. Cavolo. Mi sa che no, non c'è opzione, ragazzi, se non quella di rifarla da capo. Mi sa che conviene non portarla dietro. Che peccato. Vediamo un po'. Cavolo, ragazzi. La rifaremo domani, però conviene prima liberare tutta quella zona. You can summon pawns as necessity demands here at the Pawn Guild. Avevo ancora Harmony e Nila qua. Ah, dannazione. E non avevo neanche fatto la quest del cuore del drago. O quella l'avevo fatta. No, mi sa che questa l'avevo fatta. Sì, questa l'avevo fatta. Dannazione, ragazzi, ma che peccato. Che cos'è che non avevo fatto? No, perché gli oggetti già li ho posati. Niente, ci dobbiamo rifare. Cavolo. Avrei dovuto. Mi è proprio morta. Mi ha salvato la quest. Che sfortuna, c'è stato l'autosalvataggio con lei che stava morendo. Quindi domani mattina conviene fare la quest per liberare la miniera. E dopo, soltanto dopo, fare le due quest di... di scorta. Che peccato. Is everything in order, Master? È un vero peccato. Mi dispiace tantissimo. Next time, may I... Vabbè, almeno lo sappiamo. Tieni anche tu una mela. Aspetto di questa no, non mi ha fatto impazzire. Però mi ricordo che era stata molto utile. Domani reclutiamo altre pedine. Cavolo, eravamo arrivati mi sa a livello 26 o 27. Vabbè che la rifacciamo quell'esperienza. Però mi è dispiaciuto, ragazzi, che mi sia morta in quella maniera. Vabbè, dai, domani ci rifaremo. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti, io vi auguro la buonanotte e noi ci vediamo domani come al solito. Grazie ancora a tutti e ciao ciao!